amici, benvenuti in questa nuova snapshot di Minecraft! E oggi vi presentiamo Minecraft 1.11! Sono state rilasciate le prime snapshot. Stiamo parlando della 16W32 versione A e B e della versione W33. Queste le abbiamo riunite tutte in un unico video in modo da mostrarvi quali sono le nuove caratteristiche che anticiperanno la nuova versione di Minecraft. Preparatevi però, perché ci saranno più che altro bug fix, standardizzazione e qualche piccola chicca qua e là, e non delle grandi novità. Tutto questo perché, se le volete, dovete aspettare il Minecon, che si terrà in California il 24 e il 25 settembre. Dunque, le snapshot che ci accompagneranno nelle prossime settimane potrebbero comunque essere interessanti, ma non aspettatevi nulla di eclatante. A fine settembre invece potrebbe veramente capitare di tutto e non vediamo l'ora di scoprirlo. Voglio festeggiare il mio compleanno. Visto che bello, per il compleanno di Kiria, snapshot Kiria la pecora. Sono stati introdotti 9 nuovi spawn egg, in particolare per il cavallo scheletro, il cavallo zombie, l'asino, il mulo, il wither scheletro, lo zombie testificate, la lo stray e infine l'Elder Guardian. Infatti adesso li potete spawnare comodamente dalla vostra pagina creative e troverete i mob in ordine alfabetico, quindi sarà più comodo trovare dove si nascondono. La prossima funzione sarà quella di aggiungere i norvi e le fantozze. Sappiate inoltre che le varie categorie di cavallo, zombie, scheletro e guardiano non hanno più le altre come sottocategorie, ma ognuna è una categoria. Quindi non dovete più temere di cercare allo sfinimento dei testifiche zombie o degli wither skeleton e vi capitano invece sempre zombie e scheletri normali. Molto comodo e molto utile, così come la prossima modifica che andremo a vedere, ovvero il fatto che adesso a nessuno interessa più se scrivete in maiuscolo o minuscolo. E dai, non è più che sensitive. Stiamo parlando infatti di blocchi, oggetti e entità. Li potete scrivere tutti in minuscoli, potete scrivere tutti in maiuscoli, un po', il gioco li riconoscerà fin tanto che li scriverete giusti. Prima dovevate scrivere le parole composte mettendo un po' di maiuscole al punto giusto. Adesso, per non confondere le idee, ogni volta che un'entità, un blocco, un oggetto sarà composto da più parole, dovete far sì che ogni parola sia separata da un trattino basso. Quindi, per esempio, armor stand scritto così passa armor trattino basso stand e cave spider allo stesso modo. Sono stati fatti anche alcuni cambiamenti, per esempio falling sand è diventato falling block e abbiamo anche thrown egg, thrown potion e primed TNT in egg, potion e TNT. Troviamo anche dei cambiamenti per quanto riguarda i mob e sono sicuramente interessanti e importanti, perché uno se no ogni volta si confondeva lava slime, per quanto sembri effettivamente un lava slime, nessuno lo chiama così, quindi è diventato magma cube. Entity horse, quell'entity lì davanti faceva impazzire e l'hanno tolto. Abbiamo anche Wither Boss senza boss, Mushroom Cow senza cow e con la scritta proprio Mushroom, Ocelot che non ho mai capito perché è stato sistemato con Ocelot, e poi Pig Zombie in Zombie Pigme. Piccoli cambiamenti che comunque vanno a semplificare di molto la vita. Adesso se provate di giorno a cliccare sul letto ve lo dice lì, ovvero vedete in questa zona dello schermo dove di solito vi dice per esempio premere shift per scendere dal cavallo, dalla barca e tutto. È sicuramente un posto in più dove possono apparire i testi. Se invece voi vi trovate di notte a voler cercare un letto ma siete lontani, prima non vi diceva niente, semplicemente non accadeva nulla. Adesso vi avverte, magari vi dice: potresti dormire, è vero, però il letto è troppo lontano. E dunque è un piccolo aiuto che vi fa capire che siete lontani, non solo che non sta funzionando Minecraft come dovrebbe. Abbiamo anche delle altre caratteristiche piuttosto interessanti. Per esempio, l'ask cerca di evitare l'acqua. No, non è questa la caratteristica interessante, ma ve la diciamo lo stesso. Se voi vedrete esplode un creeper che ha un effetto addosso, l'effetto passerà in qualche modo a voi se ci passate in mezzo. Per esempio, se abbiamo un bel creeper, lanciamogli contro una freccia con poison, come vedete è avvelenato. Ora io vado in game mode 0 e lo faccio esplodere. Guardate dov'è lui?
ha lasciato un effetto lingering di poison che sta iniziando a farmi male per qualche secondo. Povero piccolo, l'ha poisonato. Quindi, come vedete, io non ho subito danno da poison immediatamente, ma solo perché mi sono avvicinato a questa specie di zona lugubre e puzzolente. No, sta morendo! No! E muori, pazienza. D'ora in poi non fa più le snapshot perché è morto a causa di un creeper. Che bello, sono ma cose che succedono. C'è una soluzione. Io potrei, per esempio, colpire un creeper con una Potion of Regeneration. Quindi nel momento in cui muore, se non mi abbassa, se non ti abbassa prima perché esplode, perché sono proprio con mezzo cuore, è un po' una cosa difficile. Oh, povero piccolo. Perché dove mezzo cuore? Però come vedete, guardate, mi dà Regeneration 2 nel posto in cui è morto. Almeno per qualche secondo è durato e ora io posso rigenerare la mia vita. Quindi i creeper con degli effetti possono essere dei terribili avversari oppure anche dei validi alleati qualora abbiano degli effetti positivi addosso. Tu non hai visto quello che sto facendo io? Ho visto da lontano che c'è tipo dell'ossidiana, una roba del genere. È il mio piccolo antistress di Minecraft. No, non lo voglio. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ti sembra una cosa normale fare un falò di Techtelmiken? Quanti poi ne stai facendo? Se voi andate verso di lui con delle forbici dispiegate non lo spaventerete, questo effettivamente non mi torna. Però se gli tagliate la testa, la sua zucca sparirà e si ritroverà con la sua faccettina sorridente qui sotto. Yeah. Se prima uscivate dal gioco e poi tornavate all'interno, la sua testa si era rigenerata all'improvviso. Invece adesso resterà in memoria che non aveva più la testa e quindi vi sorriderà in modo inquietante finché vivrete. Fino alla morte. Il prossimo oggetto interessante che andremo a vedere è un comando, ovvero la possibilità di darvi degli oggetti che normalmente non sono staccabili anche in stack, come volete voi. Per esempio, io non posso avere 64 archi alla volta nello stesso slot, così come non posso avere 64 ender pearl nello stesso slot. Ma se per esempio io butto un pochino di questi in giro e adesso li vado a riprendere, guardate, mi dà uno slot per ciascuno di essi, come è normale che sia. Però vi permette di darvi tutti gli oggetti in uno quando magari volete dare tanti oggetti ma non volete che riempiano interamente l'inventario di qualche giocatore. Il prossimo comando interessante che andremo a vedere sarà quello per creare un blocco. Per esempio, in questo caso, della lana gialla. Potete notare da qui come ho scritto male Minecraft Tool per farvi vedere appunto che funziona benissimo. Guardate, tan tan tan, ecco la mia lana gialla. Ma non sempre uno si ricorda il colore che vuole e quindi magari dice: quale sarà il giallo, il 4, il 6, l'8, il 10, il 15? C'è da impazzire e perderci tempo. Adesso non più. Per esempio, se voi volete una lana di qualche colore, lo potrete scrivere, guardate, scrivete proprio color uguale, in questo caso yellow, scrivete yellow. O fantozza, anche fantozza va bene. Dovrebbe aggiungere, salvate comando ed ecco fatto, ha capito che yellow era il colore che stavo cercando, quindi molto più comodo che ricordarsi un numero, vi basterà scrivere nome inglese con prima color uguale. Stesso discorso succede per esempio per le varianti, quindi in questo caso, guardate come ho scritto male Minecraft log, però appunto così vedete che funziona. Guardate, ho creato una birch, che schifo! Ma mi fa troppo schifo e quindi io per esempio voglio dell'oak fatto in questo modo, tada, fatto subito e non perdete ulteriore tempo. Inoltre avrete la possibilità, sempre scrivendo, di scegliere se un oggetto in particolare sta guardando nord, sud, ovest, est, oppure nel caso possa farlo, se è aperto o chiuso, e tutto semplicemente scrivendolo così con la parolina uguale e la cosa che decide che cosa sta facendo quel blocco. In questo caso ho scelto un face gate che è rivolto verso nord e che è aperto, quindi la trovo veramente un modo più semplificato per uccidere nord. No! Per gestire i comandi anche per una persona che non è molto brava o comunque che non vuole perdere troppo tempo.
Una novità interessante è il fatto che hanno cambiato la saturazione fame, ovvero, come sapete, la barra della fame si esaurisce molto in fretta, soprattutto nei combattimenti, perché ogni volta che venite colpiti un pochino di fame va a recuperarvi punti salute e quindi uno deve passare il tempo a combattere e a mangiare, a mangiare, a mangiare. Io mangio testifiche, sono di soia, eh. Visto che questa cosa stava diventando un pochino eccessiva, hanno scelto di far sì che gli oggetti diano un pochino più saturazione e che al contempo fare alcune cose, come per esempio combattere, saltare, correre, faccia esaurire meno velocemente di com'era attualmente la vostra barra della fame. Dunque potrete combattere, correre più a lungo senza dover sentire i morsi dello stomaco. Molto comoda, direi. Potete... Non è che ti stavo mordendo lo stomaco? Mi sa che morso l'erba da vegetariana erbivora tipica, credo che tu abbia fatto la cosa giusta. Potete anche personalizzare i messaggi nell'action bar, ovvero quella che abbiamo visto quando uno decide di voler andare a dormire. Guardate, ho scritto per esempio Snapchat 16W30T, potete scriverci quello che vi pare. Puoi scriverci anche che puzzi. Mi raccomando, io sono impazzito per fare questo comando perché ogni volta mi dà dei problemi. Se lo fate, prendete spunto da questo, mettete tra virgolette tutto, perché altrimenti vi dice no, non funziona, c'è un errore col Jason. Io non conosco G e non conosco neanche suo figlio, quindi non posso sopportare una cosa del genere. Comunque scrivete quello che volete, per esempio, visto che Norvi è qui con noi, scriverò Norvi puzza. Dunque abbiamo che Norvi puzza e voi potete personalizzare non solo il titolo, non solo il sottotitolo, ma adesso anche la barra dell'azione. Finalmente quello che tutti stavate aspettando. No, non è vero. Sì, no, non è vero. Il ritorno. No! Del più grande, no! Urlatore caproso di tutti i tempi. Giorgio Estrella! La botola d'ossidiana. Ebbene sì, è tornato sotto falso nome, perché come vedete si chiama Nitwit. Echu! Ma solo per un attimo, perché adesso io esco da questa sua interfaccia grafica, riclicco su di lui e non si può più. Dunque state molto attenti, che al momento è super buggato Giangistrillo. Però almeno l'hanno reintrodotto. Se lo volete spawnare nel vostro mondo, vi basterà spawnare un villager mettendo professione numero 5. Un po' come lo Chanel, quindi è profumato Giangistrillo. Sì, i calzini sporchi. I testificate verdi si spawneranno automaticamente nel vostro mondo, e anche se sono buggati ve li potrete ritrovare nei villaggi senza bisogno di spawnarli direttamente voi con un comando. Bene bene, fate sapere nei commenti hashtag Giangistrillo, siete contenti che sia tornato hashtag anche Giangistrillo crepa se non ce lo volete. Finalmente hanno corretto un piccolo bug che però mi dava fastidio perché non aveva senso. Quando rompevate questi pezzi di erba altissima vi dava la texture sbagliata. Un tempo del girasole, poi delle peonie, se non mi sbaglio i fiori rosa. Adesso finalmente quando li rompete vi dà erba secca, morta e defunta. Oh, una cosa come le birre, insomma. A cui tenevo particolarmente, anche se sembra poco, ma dicevo possibile che in versioni di Minecraft non se ne fosse mai accorto nessuno. Sì, come il fatto che in LAN ancora le skin non si vedono per bene. Questo è un grosso problema. Un'altra cosa bella, non sono le birce, è il fatto che adesso quando voi andrete a colorare uno scudo che è un po' mezzo rotto, però ha degli incantesimi su di esso, non perderà l'incantesimo, però al contempo resterà rotto. Quindi se prima sfruttavate l'idea che mettendo in una crafting table uno scudo più un banner ve lo faceva tornare a piena vita, purtroppo non si può più fare, ma effettivamente è un bug. Non è del tutto giusto che funzioni così. Però come vedete resta Protection 4. Ho preparato anche uno per te, che sono gentile. Oh, ma che pugno, eh? Rosa. Guarda lì che posso bello. Posso fare chi la farfalla? Chi... Farfalla! Sembra un po' un caccia imperiale, però un po' sì. Leggermente. Spero che tu bruci nella morte nera. Ma perché? Ora potrete cercare di bruciare tanti nuovi insetti, detti anche oggetti vari.
abbiamo i tappeti, la lana di qualunque colore naturalmente, la rosa no, non brucia, la bowl, ovvero la ciotola che usate tipicamente per i funghi, il bottone, il cartello, la porta di qualunque tipo, la scala, la fishing rod, l'arco e la barca di qualsiasi tipo. Naturalmente ognuno di essi ha una capacità distruttiva differente. Un singolo tappeto cuoce un terzo di un oggetto, quindi dovete usarne tre per cuocerne uno intero. Poi abbiamo la lana che invece cuoce mezzo oggetto, così come anche il bowl e il bottone. Se volete cuocere un oggetto completamente, dovete utilizzare un cartello oppure una porta. La scala cuoce un po' di più di uno, non tantissimo, però almeno lo sapete. Uno e mezzo per canna da pesca e arco e ben due oggetti per la barca. La cosa bella è che finalmente potrò bruciare tutta la lana di Kirin sul Plus. Non mi sembra una cosa carina da fare. L'Elder Guardian rilascia della spugna bagnata invece che asciutta, il che ha senso perché comunque quando la rilasciava era nell'acqua probabilmente, quindi va bene che sia bagnata. Chi di voi sapeva che la gallina del cavolo non aveva il collo sotto? Se non avete ancora snapshot, andate in qualsiasi vostro mondo fino alla versione 1.10, guardatelo da questa prospettiva e vi renderete conto che potrete vedergli la testa da dentro ed è completamente vuota. Che cosa ti aspettavi? Uguale a te, anche tu tutto. Sei per quello. Possiamo finalmente rinominare i testificate senza neppure chiedere a un amico di aiutarci. Guardate! Che bello uomo! Come sapete, normalmente uno doveva fare in modo di tenere fermo un testificate e poi poteva rinominarlo, altrimenti si apriva l'interfaccia del tipo. Come Norvi! Come Norvi! Invece adesso dovete cambiare di nome semplicemente avvicinandovi con il tasto destro. Una piccola cosa per un futuro migliore. Possiamo finalmente vedere fissato un bug relativo alle iron door e alle trapdoor di ferro, ovvero il fatto che quando ci siete vicini non potete utilizzare diverse cose. Quindi un tempo, quando voi vi avvicinavate a una porta, comunque puntavate verso di essa e provavate a sparare con l'arco, non funzionava, faceva un'animazione senza senso costantemente. Aprirla. Stesso discorso anche per la fishing rod, mentre adesso potrà essere utilizzata a ripetizione, mentre prima appunto aveva dei bug. Ora possiamo tra l'altro anche mangiare di fronte a una porta, una trapdoor, senza avere problemi, mentre invece un tempo non ci permetteva di mangiare. Fai vedere che puoi mangiare. Ok, guardate, mi metto qui vicino e provo a mangiare. Guardate come si mangia bene. Ultima chicca carina da sapere, che adesso quando voi sarete nel menu principale di Minecraft, che come sapete c'è sempre una scritta a caso quando lo aprite, sono state introdotte due nuove di quelle scritte. Stiamo parlando di non dovresti giocare mentre guidi e stai muovendoti troppo velocemente. Chissà da quale gioco sono state riprese queste due scritte. Fateci sapere nei commenti se avete capito quale è il gioco che sta spopolando quest'estate, che ha fatto breccia anche nel cuore della Mojang, tanto che ha deciso di mettere due frasi che vengono ripetute costantemente anche quando uno sta andando semplicemente dietro a un carrello. A me mi ha detto stai andando troppo velocemente mentre stavo prendendo il carrello della spesa e vabbè, si vede che corro, io ho fatto il flash, in realtà sono io. Queste sono le snapshot 16W32 A e B e 16W33. Speriamo che vi siano piaciute, questa è solo l'introduzione per Minecraft 1.11, quindi non vi preoccupate se qualcosa non vi piace, non vi preoccupate se vi sembra poco rispetto alle prime snapshot di altre versioni, ma ricordatevi di aspettare la fine di settembre. E comunque possiamo dire che le cose che hanno fatto sono tutte piuttosto interessanti, non modificano in modo tragico nulla, ma comunque aiutano mapmaker e giocatori ad avere un feeling più funzionante e realistico. E poi è tornato Giangistrillo. Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi e alla prossima con Ethan Love. Ciao.